Scegliere di vestire i panni di un altro è anche un modo che ha permesso di uscire dall'egocentrismo adolescenziale. Nel momento in cui si entra in empatia con un personaggio, con una persona nella vita reale, non si ha più lo stereotipo, quindi le proprie origini, il proprio colore, le proprie caratteristiche, ma semplicemente le proprie emozioni e la connessione che si ha. E così da io siete passati a diventare un lui, un semplicemente lui. Questa classe assomiglia moltissimo a una classe vera. L'unica cosa che cambia da una classe vera è il fatto di avere le telecamere, cioè. Quindi devo contenere, devo stare nella mia parte. Il side selfie è diventato qui lui semplicemente io. Inside Selfie è un progetto, diciamo, di formazione per adolescenti. Voi passate veramente migliaia di ore a scuola. Per riuscire a entrare in contatto con voi bisogna ascoltarvi. Un'idea, quello di farvi parlare liberamente di voi stessi, eventualmente di aggiungere un videoclip. In realtà abbiamo avuto solo dei temi. Quindi abbiamo accolto come una richiesta e abbiamo rimodulato ed è stato più un percorso di scrittura creativa che di rappresentazione documentare come doveva essere all'inizio, e quindi siamo andati poi a realizzare un vero e proprio film di finzione dove gli attori non interpretano se stessi ma interpretano l'altro, quindi c'era tutto anche questo lavoro di mettersi nei panni dell'altro. Poi basta una risata per convincere le persone che sta bene. È diventato molto bravo a fingere. Lui, semplicemente io. Parole riescono a catturare il buio. Le immagini no, perché le immagini hanno bisogno di luce. Più semplice, tra virgolette, perché sono partite da personaggi X e poi li abbiamo analizzati, ampliati, elaborati. Voglio essere piena, stracolma di felicità, di purezza, di bellezza. E non importa se gli altri non la coglieranno. Io e Miriam abbiamo due cose un po' uguali, che siamo timide, così tanto da non riuscire neanche a parlare se volessimo. Quando ho finito di fare la ripresa del tema, mi sono sentita come un vuoto dentro. Aveva un po' questi scatti di rabbia, così dormiva sempre, così si comportava male a scuola. Mi ricordo un po' il me da piccolino. Cazzo ne sapete voi, eh? Che cazzo ne sapete? Parlate, parlate! Datevi un affanculo, va! Ha molte difficoltà comunque a socializzare. Sto male, ok? Ha anche problemi alimentari e diciamo che io sono il contrario. Utilizzare attori non professionisti è stata una difficoltà, ma allo stesso tempo ha restituito la verità delle cose, nel senso che quelli che ho rappresentato sono tutte situazioni che i ragazzi hanno vissuto o comunque visto. Quindi qualsiasi cosa che voi mi scrivete, io ci credo. Se mi volete prendere in giro, è facile perché io ci credo. E cosa vuoi sapere? La paura dell'abbandono, tanta paura Però dell'abbandono. è un mondo dell'adolescenza un po' complicato, pieno di emozioni, si fanno prime esperienze. Dobbiamo riconoscere loro il diritto ad immaginare. Come scuola dobbiamo anche rivedere i nostri modelli didattici. Dobbiamo intanto capire, leggere il disagio dei nostri studenti e in questo dobbiamo essere aiutati. E rappresentare tutta la mia gioventù adesso è bello strano. Ho scelto Salvemini perché io sono un ex studente del Salvemini e anche perché è in periferia, ci sono anche storie più interessanti. Non te ne accorgi, ma effettivamente ce ne sono tante in questa scuola quante tu non le conosci. Ti fa riflettere. Luigi te, l'ha visto un po' la luce.